Dodicesimo appuntamento con il magazine Viola Channel, che vi racconta, in ordine cronologico, i fatti più importanti avvenuti in casa fiorentina nell'ultima settimana. Iniziamo questo numero con il pareggio casalingo della primavera, 3-3, con la Virtus Entella. Pareggio che consente comunque ai Viola di rimanere in testa alla classifica a quota 20 punti, davanti i propri Liguri, distaccati di 3 lunghezze. Al 26esimo arriva il raddoppio di Bangu dagli 11 metri. L'Entella accorcia le distanze al 28esimo con Punto Riete. Al 30esimo arriva il pareggio di Di Paola con la collaborazione della barriera Viola. I Liguri passano in vantaggio all'ottavo del secondo tempo con un bel gol di rovesciata di Moreo. Alla fine Chiesa, fresco di convocazione nazionale Under 19, firma il gol del 3-3 finale. Sono felicissimo perché diciamo, questo ha premiato la mia partenza in campionato, che penso sia stata positiva, e lavorando giorno dopo giorno anche con il mister e la società siamo riusciti a raggiungere questo piccolo traguardo, che vedo come un punto di partenza, e sono felicissimo, ribadisco questo. Sì, è stata una partita bella, difficile, lo sapevamo prima di cominciare perché l'Entella aveva avuto un ruolino di marcia importante, battendo anche le squadre di altissimo livello come la Juventus, quindi sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Ho un po' di rammarico perché secondo me abbiamo gestito un po' male i minuti dopo che avevamo fatto il doppio vantaggio del 2-0, quindi potevamo essere un po' più attenti e un po' meno irruenti in determinati falli, dove è nato la punizione che poi è scaturito nel gol del pareggio, perché era l'attaccante di schiena, quindi potevamo essere un po' più attenti. La partita l'abbiamo rimessa, è stata rimessa in piedi. Domenica, vittoria esterna per 2-0 della Fiorentina contro la Sampdoria, che riconquista il primato in classifica raggiungendo 27 punti nella graduatoria. Siamo usciti con l'applauso di tutto lo stadio e quando succede questo è molto gratificante, è una cosa bellissima quando sei riconosciuto anche dai tifosi della squadra avversaria. C'è da dire che oggi avevamo un seguito di tifosi incredibili, è una partita, cioè, ripeto sempre le stesse cose, sembra che sono un disco che ripete in continuazione. Ogni partita della Fiorentina sembra una partita di un altro campionato, di un campionato diverso, di un campionato inglese dove prevale l'agonismo, prevale il gioco, prevale la bellezza di questo sport che è uno sport meraviglioso. No, leader sono altri, quelli che hanno più partite qui nella Fiorentina. Io sto appena iniziando, sono contento di quello che sto facendo, mi danno molta fiducia sia al mister che ai miei compagni e cerco solo di allenarmi al massimo, e quando mi manda il mister in campo fare bene. Senti, oggi non sei stato impegnatissimo, però c'è stato quel pallone dentro dove ti sei buttato e hai tenuto la Fiorentina sul 2-0. In tutte le partite che noi abbiamo giocato non sono tanto impegnato, però sono felice che non ho preso gol. La squadra ha fatto un bel lavoro e una grande vittoria. Cioè, io continuo a ribadire le stesse cose. C'è il nostro scudetto, c'è il riconoscimento che noi facciamo un buon lavoro. Io ci abbiamo già cominciato a averlo principalmente. Abbiamo avuto sempre di più i nostri tifosi orgogliosi che ci credono e che si divertono con noi e che siamo sempre di più. E questo ci dà una bella spinta per noi.